Allora, mi chiamo Davide Aluigi e sono un agente di commercio. Lavoro, mi sposto tutti i giorni, faccio tante attività in giro e ho anche una famiglia con due bambini. Allora, l'evento l'ho saputo nel nostro gruppo, che diciamo partecipo al gruppo Vita Straordinaria e quindi durante il percorso c'è stata questa possibilità di partecipare, quindi ho avuto grande interesse nel partecipare. Perché ho deciso di partecipare? Perché sentivo in me un blocco, sentivo nella vita frenetica di tutti i giorni, negli impegni di lavoro, negli impegni con la famiglia, mi sentivo molto chiuso, molto in gabbia. Sentivo che sicuramente c'erano delle parti di me che dovevano esplorare. Sicuramente al lavoro mi sentivo chiuso, quindi sentivo che c'erano delle parti di me che dovevo cambiare e quindi ho deciso di fare questo passo. Allora, cosa mi ha colpito dell'evento in particolare è l'abbinare momenti, diciamo, di svago a momenti seri, diciamo, momenti di profondità. E quindi far passare questi momenti di profondità in un ambiente molto bello, in ambienti stupendi, all'aperto. Quindi questa è la cosa che mi è piaciuta. Quindi passare dei momenti in cui visiti dei posti stupendi e poi fermarsi e riflettere su quello che si è vissuto. E quindi è stata la cosa più bella che non ho mai fatto, diciamo. Quindi per me è la prima esperienza di questo tipo, perché magari ho fatto sempre dei percorsi, degli eventi chiusi in degli hotel, come delle strutture bellissime, per carità, però questa cosa qui è stata veramente bella per questo motivo. Allora, l'attività che mi è piaciuta in assoluto è stata quella quando siamo andati, diciamo, a esplorare parti della natura, quindi un percorso che abbiamo fatto molto bello allo Strapiombo, dove c'è dei paesaggi stupendi con le rocce, diciamo, una di fianco all'altra, che vedevi proprio dei stratumi di 20-30 metri, vedevi gli uccelli che passavano, gli alberi sotto, c'era una vista strepitosa. Quindi, e anche superare a volte la paura di passare, diciamo, certe difficoltà. Quando eravamo sul ponte che traballava è stata tosta, sono non ho tantissima paura delle altezze, ma in quel caso lì chiaramente un pochettino, perché sei su un ponte sospeso a 40-50 metri e superare questa difficoltà è stata bella. E poi i paesaggi erano stupendi, molto belli. Porto a casa da questa esperienza il fatto di poter aiutare anche le altre persone, anche con semplici consigli, piccole cose, e sapere che posso essere di aiuto agli altri, per me fa la differenza. In questa piccola cosa che magari mi porterò anche a casa, ecco. E la prima cosa che farò al rientro a casa sarà sicuramente abbracciare i miei figli, perché se da poco che non li vedo E anche rendermi conto che tutti i giorni aiuto, quindi in realtà quello che sto facendo, quello che ho fatto qua, è avere più consapevolezza delle cose già che faccio, senza darle per scontato, perché magari tutti i giorni abbracci i tuoi figli e tu gli stai dando dell'aiuto, gli porti a fare attività. Sembrano piccole cose che le dai per scontato, ma essere d'aiuto come padre è la cosa più bella. Patrizia, sei stata fantastica, posso dire che ti ho conosciuto per la prima volta, è stato molto bello incontrarsi e vedersi tutti nel gruppo insieme, perché già ci conoscevamo, ma solo molti, con molti solo, diciamo, online, solo sulla piattaforma. E vedersi dal vivo è stato bellissimo, anche incontrarti è molto meglio che da Zoom, perché chiaramente ci hai trasmesso tanto dal vivo, quindi è piaciuto tanto, ecco.